È molto difficile non provare stupore quando ci si trova dinanzi a quest'opera nella mastodontica collezione della National Gallery di Londra. In pochi secondi, la profonda luce blu che emana la tela attrae e catapulta l'interno di questa scena, un momento così dinamico del mito di Bacco e Arianna cristallizzato dalla maestria di Tiziano. Dopo aver raggiunto la fama con la pala dell'Assunta dei Frari, il pittore veneziano ottenne in commissione questa ed altre opere dal duca Alfonso I d'Este per il suo studiolo, il Camerino d'Alabastro. Nella decorazione di quest'area privata del nobile ferrarese lavorarono anche Bellini, Dosso Dossi e furono contattati senza successo Michelangelo e Raffaello, di cui Tiziano fu il sostituto per l'opera in questione. Arianna, principessa di Creta, è stata appena abbandonata sull'isola di Naxos dall'amato Teseo quando incontra il corteo in festa del dio Bacco. Il dio, vista la giovane, se ne innamora all'istante e balza giù dal suo carro, incrociandone lo sguardo. Uno sguardo intensissimo che sembra trasportare i due in una dimensione parallela dalla caotica parata festante in arrivo. Quasi volassero lontani nella costellazione della corona, creata da Bacco per la sua bella. Emozioni contrastanti si leggono negli occhi della giovane che, voltasi dalla nave di Teseo ormai lontana, sembra stupita, impaurita e allo stesso tempo affascinata dall'improvvisa apparizione. Questa scena viene orchestrata con maestria da Tiziano, che con la disposizione diagonale dei due e l'uso magistrale del colore, per il quale scelse i pigmenti migliori e più costosi dell'epoca, illumina e guida lo sguardo dello spettatore, aiutando e spingendolo ad osservare e a scoprire l'incontro. La complessa iconografia del corteo, mutuata dai testi di Ovidio e Catullo, e mediata dai cortigiani intellettuali di Ferrara, tra cui lo stesso Alfonso, permette a Tiziano di giocare e dare sfogo alla creatività. Baccanti e satiri ebri seguono Bacco. Sembrano tutti ignari dell'incontro così emotivamente forte tra Arianna e il dio che guida la loro parata. Sileno sullo sfondo è assopito a causa degli eccessi. Una gran varietà di pose e espressioni vengono dipinte nel perfetto accordo cromatico disposto dal pittore veneziano. In primo piano Tiziano cita anche il gruppo dell'Oconte, nell'uomo avvolto dalle spire dei serpenti, dimostrando un vivo interesse per gli sviluppi dell'arte contemporanea. Il gruppo dell'Oconte, infatti, era stato ritrovato solo 15 anni prima. Per due secoli, il Bacco e Arianna fece parte della collezione Aldobrandini, il cui legato pontificio aveva rilevato insieme al cardinal Borghese le ingenti collezioni ferraresi degli Este, che nel frattempo spostarono nel 1598 la corte a Modena. Quest'opera venne poi acquistata dal Dey e raggiunse la Gran Bretagna nei primi anni del XVIII secolo e venne collocata nel museo inglese della National Gallery nel 1826, dopo un'acquisizione dell'Hamlet.